ben ritrovati al TG 2000. In apertura andiamo subito in Vaticano, da dove giungono notizie e parole importanti. Papa Francesco ha sottolineato ancora una volta l'importanza per la Chiesa di non accumulare ricchezze. Novità inoltre sui prossimi impegni per Bergoglio. Ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Piazza San Pietro, dove c'è per noi Leonardo Possati. Buonasera Leonardo. Buonasera Letizia, come dicevi tu, Papa Francesco questa mattina nell'omelia a Santa Marta ha messo in guardia dall'accumulare ricchezze. L'importante è saperle gestire, gestirle, ha detto il Papa, per il bene comune, affinché nella comunità regnino l'armonia e l'unità. E quindi Francesco ha messo, ha posto ai cristiani l'attenzione nei confronti dei truffatori, nei confronti di quanti vogliono truffare la comunità cristiana, gli affaristi, li ha definiti il Papa. E sempre oggi è stato reso noto il messaggio di Papa Francesco per la giornata delle vocazioni. Il Papa esorta i giovani seminaristi o quanti hanno una vocazione a lasciarsi sorprendere da Dio. La vocazione, ha detto Francesco, è un po' come l'esodo biblico, un passaggio da sé verso Dio. Ma vediamo insieme il servizio di Francesco Durante. La comunità cristiana rinata nello Spirito Santo cerca l'armonia, cerca la povertà, è paziente davanti alle difficoltà. Papa Francesco commenta il brano degli Atti degli Apostoli in cui viene descritta la vita delle prime comunità di cristiani per richiamare l'attenzione sulle nostre comunità, siano esse diocesane, parrocchiali, familiari o altre ancora, esortando i fedeli a chiedere tre grazie. La prima è l'unità armonica, la seconda è la grazia della povertà, che spiega così. Cosa significa? Che se io ho quello che ho, devo gestirlo bene per il bene comune e con generosità. Mette in guardia da quei benefattori che si avvicinano alla Chiesa per aiutarla ma poi la usano per i propri affari e infine indica la terza grazia da chiedere per far rinascere le comunità cristiane, la pazienza nel sopportare i problemi, le difficoltà, le calunnie, il dolore e le persecuzioni. Si concentra invece sull'azione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa il messaggio di Francesco per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che quest'anno sarà celebrata il 26 aprile. Il tema di questa edizione è infatti l'Esodo, esperienza fondamentale della vocazione. Consacrare la propria vita a Cristo, offrirla per il regno di Dio, scrive il Papa, è possibile solo se siamo capaci di uscire da noi stessi, dalle nostre comodità, dall'abitudine, dall'indifferenza, dalle nostre false stabilità. L'esperienza dell'Esodo, sottolinea, è paradigma della vita cristiana e non riguarda solo il singolo chiamato, ma l'azione missionaria ed evangelizzatrice di tutta la Chiesa. Una comunità dunque in uscita, non preoccupata di se stessa, delle proprie strutture, delle proprie conquiste, quanto piuttosto capace di incontrare l'umanità, annunciare il Vangelo, curare le ferite delle anime e dei corpi, sollevare i poveri e i bisognosi. Francesco si rivolge soprattutto ai giovani, così disponibili e generosi, ma a volte frenati dalle preoccupazioni per il futuro e dalle incertezze della quotidianità che li inducono a desistere dal loro impegno e dai loro sogni. Non ci sia in voi la paura di uscire da voi stessi e di mettervi in cammino, esorta il Papa, lasciatevi sorprendere dalla chiamata di Dio. Quello del prossimo 6 giugno sarà l'ottavo viaggio apostolico di Papa Francesco, destinazione Sarajevo. Francesco passerà una giornata appunto a Sarajevo, arriverà verso le 9 del mattino, quindi alle 11 ci sarà la messa nello stadio Kosevo, con la messa solenne celebrata e presieduta dal Santo Padre. Quindi dopo il pranzo, insieme con la conferenza episcopale locale, il Papa alle 16:20 nella cattedrale incontrerà sacerdoti e religiosi, e per poi alle 18:30, prima di ripartire, nel centro diocesano dedicato a Giovanni Paolo II, l'incontro con i giovani di Sarajevo per dare loro una parola e un incoraggiamento. E adesso cambiamo argomento, torniamo a parlare di Asia Bibi, la donna cristiana che si trova da 5 anni in Pakistan in carcere, accusata di blasfemia. A breve ci sarà l'ultimo pronunciamento della giustizia pakistana nei suoi confronti. Bene, il marito e la figlia sono in queste ore, in questi giorni, in Italia per incontrare domani all'udienza generale Papa Francesco, ricevere da lui una parola di conforto. Paolo Fucili li ha incontrati questo pomeriggio, appena arrivati a Roma. Sentiamo.
Libertà per Asia Bibi, chiedono Asik ed Eishan appena arrivati a Roma da Lahore, e domani all'udienza li aspetta un incontro col Papa. Gli chiederemo di pregare per noi, dicono, e per tutti i cristiani che soffrono in Pakistan. Sono il marito e la figlia della donna cristiana già condannata a morte due volte in quel paese. Ora è in carcere da già 5 anni ad attendere il verdetto della Corte Suprema, l'ultimo. Poi solo la grazia del Presidente potrà salvarla. Ma la sua vita è comunque in pericolo, racconta il marito, e anche la nostra. C'è chi ha detto che pagherà denaro a chi la ucciderà se mai uscisse dal carcere, e anche la vita di chi la sta aiutando è a rischio. Un caso che ha già mosso proteste e campagne di opinione in Italia e altri paesi d'Europa, dove proseguirà il viaggio di marito e figlia, sotto accusa la legge pakistana sulla blasfemia di cui è accusata Asia Bibi. In realtà è solo un pretesto, quasi sempre per gli estremisti islamici, per vessare le minoranze religiose con la connivente complicità delle autorità. Primo appuntamento per Asik ed Eishan oggi pomeriggio in un albergo nei pressi del Vaticano, con proiezione di un film documentario inedito su Asia Bibi e la sua storia. Per noi è stato assai rischioso persino girare immagini nel suo villaggio natale. Sono stati molto aggressivi, racconta Yosef Nadim, direttore di una fondazione che protegge a Lahore la vita dei familiari di Asia Bibi. È stato presentato oggi il padiglione con cui la Santa Sede sarà presente all'Expo 2015 a Milano. Non di solo pane, questo è il tema che sarà sviluppato attraverso una serie di percorsi espositivi basati su diversi linguaggi artistici. Il tema del cibo per riflettere ed educare alla fede, ma anche alla pace, alla giustizia, partendo proprio da quella che è la dimensione biblica e cristiana del nutrimento. Ma ci spiega tutto Cristiana Caricato. Al termine del servizio, la linea torna allo studio, io vi saluto. Non in pane solo. Non in pane solo. Né in soia di pão. Il versetto sacro, non di solo pane, è il motivo dominante dello spot che invita al padiglione della Santa Sede in Expo 2015. Una struttura bianca, sobria non per caso, costata 3 milioni di euro, equamente messi a disposizione da Vaticano, Chiesa Italiana e Diocesi Ambrosiana. I lavori proseguono, nessun ritardo, assicurano i committenti, che oggi hanno riferito scopi e contenuti della presenza ecclesiale al grande evento milanese. Un giardino da custodire, un cibo da condividere, un pasto che educa e un pane che rende presente Dio. Sono i capitoli intorno a cui si snoda un percorso espositivo che occupa poco più di 300 metri quadrati e che costituirà una tappa per riflettere intorno ad un lungo tavolo interattivo sulle tante dimensioni del nutrire, senza dimenticare quella essenziale dello spirito. Il padiglione della Santa Sede introduce un altro punto di vista nel mondo dell'economia e fa della necessità di garantire a tutti l'alimentazione il primato rispetto a qualsiasi altra loggia che potesse avere la meglio. Tra pareti fotografiche, cinematografiche, opere d'arte come la Carnale, Ultima Cena del Tintoretto ed eventi culturali si cerca di dare visibilità anche a ciò che la Chiesa nel mondo e in Italia fa per garantire l'alimentazione a chi ne è privo. Per quanto sembrerà strano, in realtà in Italia sono circa 4 milioni le persone che vengono considerate al di sotto della soglia alimentare e sono circa 15.000 i centri che, facendo riferimento per lo più alla Caritas, garantiscono generi di prima necessità, pasti per quante appunto bussano alla porta delle mense e anche buoni viveri, il che significa che la crisi economica che sta aggredendo il nostro paese porta molte persone, anche insospettabili, a bussare alle porte della Chiesa, e la Chiesa lo fa tutti i giorni, spesso nell'anonimato. L'obiettivo rimane la denuncia dello scandalo della fame, ma si pensa anche a gesti concreti per ribaltare quella cultura dello scarto che Papa Francesco non si stanca di evocare. Ecco allora il refettorio ambrosiano, in cui ogni giorno chef di fama internazionale proveranno a produrre pasti dagli avanzi alimentari dell'Expo, e la possibilità di contribuire con offerte alla carità del Papa. E di nuovo emergenza accoglienza nel canale di Sicilia. Nella notte oltre 1.000 profughi sono sbarcati sull'isola. Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare ai prefetti per trovare subito 6.500 posti. E i migranti sbarcati riferiscono di orribili crudeltà da parte degli scafisti. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
Lo sbarco più imponente è quello avvenuto all'alba nel porto di Palermo. Da questa nave militare scendono 1.169 migranti, tra loro 55 bambini e 300 donne. In tutto sono oltre 2.800 i migranti sbarcati tra la Sicilia e la Calabria. Erano stati soccorsi nei giorni scorsi su decine di barconi in difficoltà nel canale di Sicilia. Questa nuova ondata di immigrazione ha messo sotto pressione il sistema di accoglienza italiano e le prefetture in queste ore stanno cercando posti ovunque. La Caritas e la Chiesa di Palermo pronta ad accogliere questi nostri fratelli migranti che verranno in un primo momento, ecco, sono stati qui accolti al porto di Palermo, adesso verranno distribuite nei centri pastorali della diocesi di Palermo e della diocesi di Monreale. Anche il centro di accoglienza di Lampedusa in queste ore al collasso potrebbe ospitare 250 persone, ce ne sono 1.400. Come spesso accade, i migranti portano con loro storie terribili, come quella di un giovane nigeriano ucciso su un barcone dalle esalazioni di benzina. Il suo corpo è stato gettato in mare e secondo il racconto di alcuni dei compagni di viaggio sarebbe stato divorato dagli squali. Il presunto scafista di quel gommone sul quale viaggiavano 110 persone è stato fermato dalla polizia, ha 19 anni, è originario della Guinea. L'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Frontex ha confermato che ieri pomeriggio al largo delle coste libiche, mentre un rimorchiatore italiano prestava soccorso a un barcone carico di migranti, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco da una motovedetta libica. Probabilmente sulla motovedetta c'erano trafficanti di uomini che volevano riprendersi quel barcone per usarlo ancora, come testimonierebbe questa foto. Non sarebbe la prima volta che accade. L'Italia si trova dunque ad affrontare una nuova imponente ondata migratoria e il problema, ha detto il ministro degli esteri Gentiloni, va risolto alla radice, stabilizzando la Libia e colpendo le organizzazioni che gestiscono la tratta. Per questo, ha detto ancora il ministro, l'Europa dovrebbe investire di più dei 3 milioni di euro al mese che spende al momento. E quello che è accaduto a Milano ci lascia attoniti e ci chiama ad un impegno più deciso contro la proliferazione di armi e per la difesa delle strutture giudiziarie per le quali bisogna immaginare il passaggio della sicurezza in carico allo Stato. Così si è espresso oggi il Premier Matteo Renzi alla inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Unica dell'Intelligence e ci si chiede dunque come sia possibile che nel nostro paese circolino così tante armi. Sentiamo allora da Silvio Vitelli quali sono in Italia le regole e i paletti per possedere legalmente un'arma da fuoco e quali invece gli accorgimenti per far sì che ciò avvenga in piena sicurezza. In Italia sono circa 1 milione i civili in possesso di armi, legalmente detenute grazie ad apposite licenze che si differenziano in base all'uso, venatorio, sportivo o per la difesa personale. C'è poi una speciale licenza per collezione, riservata agli amanti delle armi antiche o artistiche, spesso rare e preziose ma ugualmente pericolose. Solo quella per difesa personale consente di circolare strada con l'arma in tasca e carica. Viene concessa soltanto a chi ha una motivata necessità di difendersi, solitamente legata alla propria professione. A rilasciarla è la prefettura, mentre negli altri casi ci si rivolge alla questura. Per tutte vengono richieste maggiore età, fedina penale pulita, iscrizione con frequenza ad un poligono di tiro e certificato medico di idoneità psicofisica. Mentre quella per difesa personale dura un anno, nel caso di uso venatorio sportivo gli anni sono 6. Non basta quindi una visita medica fatta una volta per sempre. La licenza in tasca all'attentatore del Tribunale di Milano era quella per uso sportivo, proprio la tipologia che ha visto il maggior incremento negli anni. Dal 2007 ad oggi sono più che raddoppiate, passando da 187.000 a quasi 400.000. In leggero calo invece quelle di caccia, nonostante rappresentino la fetta più grande, sfiorando le 700.000 unità. Appena 20.000 invece le licenze per difesa personale, anche queste in calo. Perché allora il boom del tiro al volo e di quello a segno? Il sospetto è che la passione sportiva sia la strada privilegiata per chi mira a mascherare il proprio desiderio di sentirsi più sicuro, se non addirittura quello di ambire un giorno a farsi giustizia da solo, proprio come ha fatto Claudio Giardiello. Come non considerare però che il possesso di un'arma, se da un lato ci fa sentire più sicuri, dall'altro ci espone ad un perenne pericolo in più, quello di essere quotidianamente dei potenziali assassini. Lo sa bene Graziano Stacchio, il benzinaio vicentino che 2 mesi fa ha ucciso per difendere la commessa di una vicina gioielleria. Il futuro diamo noi ai nostri nipoti. La politica del Far West, l'autodifesa, guardate che prendere una pistola e sparare addosso a uno non è mica una cosa simpatica, è una tragedia. Un altro tema sollevato dalla strage di Milano è quello della sicurezza, dei controlli agli ingressi degli edifici pubblici. Sentite allora che cosa è successo oggi a Napoli. In fila per tutelarsi ed essere tutelati, ma quanto bisogna attendere per poter lavorare serenamente in tribunale?
A Napoli davvero tanto, se da un lato c'è la necessità di garantire la sicurezza dopo la strage di Milano, dall'altro il diritto di avvocati e testimoni di entrare nel palazzo di giustizia del centro direzionale velocemente. Il risultato è questo, centinaia di persone in fila per ore e tensione palpabile e soprattutto cause saltate per l'assenza dei protagonisti. È assurdo, noi avvocati e operatori del diritto dobbiamo fare questa fila enorme, quindi proprio si rallenta il processo, si rallenta tutta l'attività della giustizia. Noi siamo dalle 8:30 e penso che veniamo da Edimburgo per questa causa che se sarà rinviata dovremo rivenire, è una cosa vergognosa. Fortunatamente non sono tutti i giorni qua, però comunque ho buttato una giornata di lavoro per ottenere niente, perché probabilmente per l'orario della causa risulteremo non presenti. Fanno bene che controllano, però ci sono solo due porte per controllare, dovrebbero almeno aumentare i gate per entrare. Questa mattina un gruppo di avvocati esasperati dall'attesa ha tentato di sfondare il varco d'ingresso. Un vetro è stato infranto e due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti lievemente contusi. Dopo gli incidenti, il procuratore generale ha permesso agli avvocati di entrare esibendo semplicemente il tesserino e non passando per il metal detector. Una soluzione tampone, ma domani il problema si ripeterà. Non ordinò la strage del treno rapido 904 del 23 dicembre 1984. Con questa motivazione Totò Riina è stato assolto dalla Corte d'Assise di Firenze. La sentenza, durata pochi secondi, è stata letta dal Presidente della Corte, Ettore Nicotra. Riina è stato assolto per non aver commesso il fatto e così scagionato dalle accuse in base al secondo comma dell'articolo 530. Il PM Angela Pietro Iusti, a nome della Procura di Firenze, aveva invece chiesto l'ergastolo. La soluzione, ha commentato subito dopo la sentenza l'avvocato Luca Cianferoni, legale di Riina, è arrivata perché manca la prova piena che sia colpevole. Praticamente è la vecchia insufficienza di prove. È tornato a casa anche il secondo alunno della scuola elementare di Ostuni in provincia di Brindisi, rimasto ferito ieri nel crollo dell'intonaco del soffitto di un'aula. La scuola, posta sotto sequestro, oggi è rimasta chiusa. Sul fronte delle indagini, al momento non vi è stata alcuna iscrizione nel registro degli indagati, ma questo incidente ha riacceso i riflettori sulla sicurezza delle nostre scuole, ridestando in particolare le preoccupazioni dei genitori. Sentiamo allora la testimonianza di una mamma che qualche anno fa ha perso suo figlio nel crollo di una scuola in Piemonte. Viene al cimitero di Pianezza alle porte di Torino tutti i giorni, da 6 anni e mezzo, quando il crollo del soffitto del liceo Darwin di Rivoli uccise il figlio 17enne Vito e ferì altri studenti, di cui uno gravemente. Un dolore ancora vivo di una mamma, Cinzia Caggiano, che ha perso il suo ragazzo in un luogo ritenuto sicuro e dove sarebbe dovuto crescere. Credevamo. Noi a nostre spese abbiamo scoperto che le scuole sono il luogo meno sicuro al mondo, in Italia. Cosa che le scuole dovrebbero diventare un fiore all'occhiello di questo governo e non ci saranno soldi che basteranno mai se non cambia il sistema di fare i lavori. Vito aveva solo 17 anni? Oggi ne avrebbe 23 e avrebbe quasi finito l'università. E ricordo sempre la frase che aveva scritto sul suo diario il primo anno di liceo. Una brutta frattura. Con il tempo andrà a posto, ma ogni cosa fatta male o lasciata al caso farà male per sempre. E in Italia si fanno le cose così, le cose fatte male. Cinzia continua la sua lotta perché tragedie come la sua, come il recente crollo nella scuola di Ostuni, non accadano più. Lotto perché lo devo a mio figlio, perché forse se mi fossi svegliata un po' prima o avrei in qualche modo dubitato delle scuole italiane, quando ho iscritto mio figlio a scuola avrei fatto un controllo e invece pensavo che le scuole qui al nord fossero sicure, che quando le scuole venivano giù era per colpa del terremoto e invece dopo la tragedia di Vito mi sono resa conto che basta una folata di vento, basta un po' di acqua, basta una finestra che sbatte, che crolla, quindi mi sono resa conto che le scuole non sono sicure. Lo faccio per Vito, per gli studenti, affinché queste cose non succedano più. E lo faccio forse anche per dormire un po' serena, che qualche contributo a questo governo, a questo Stato l'ho dato anch'io.
Visita oggi del ministro delle infrastrutture Delrio ad un altro crollo, quello del viadotto Imera sulla A19, interessato venerdì scorso dal cedimento di un pilone colpito da una frana della collina adiacente. Della strada, ha detto Delrio, non si potrà salvare nulla, nemmeno una carreggiata. La Sicilia dunque sulla linea di collegamento tra le sue due maggiori città, Palermo e Catania, sembra destinata a restare spezzata in due per un lungo periodo, forse 2 anni. L'intero ponte dovrà essere demolito, ha annunciato infatti Delrio dopo aver incontrato i tecnici e gli ingegneri dell'ANAS. E dalla Turchia arriva oggi una nuova dura presa di posizione per le parole espresse da Papa Francesco in riferimento al genocidio armeno, e ci racconta tutto Barbara Masulli. Papa François'nin Ermenilerin 100. Parole forti di condanna queste pronunciate dal presidente turco Erdogan, parole che innalzano le tensioni fra Santa Sede e Turchia, scoppiate dopo che Papa Francesco, nel corso della messa in San Pietro in ricordo degli armeni, ha definito il massacro che fra il 1915 e il 1916 uccise 1,5 milioni di persone come il primo genocidio del Novecento. Erdogan considera un errore quanto detto dal pontefice, avverto il Papa di non ripeterlo e lo condanno, ha dichiarato il presidente turco, che poi ha aggiunto: quando dirigenti politici o religiosi assumono il compito degli storici, ne deriva delirio, non fatti. Le sue parole, ha concluso, mostrano una mentalità diversa da quella di un leader religioso. Un affondo durissimo che evidentemente acuisce la crisi diplomatica con la Santa Sede, che invece in questi giorni ha scelto la via del silenzio. Un atteggiamento, quello di Erdogan, che potrebbe essere letto in ottica elezioni ormai imminenti, fissate il 7 giugno. Non escluso infatti che con questa mossa il partito islamico del presidente riesca a raccogliere più consensi fra i nazionalisti. E mentre l'ambasciatore turco presso la Santa Sede, richiamato ad Ankara, potrebbe non rientrare fino al giorno del centenario del martirio, il prossimo 24 aprile, il Parlamento europeo domani dovrebbe approvare una risoluzione in cui inviterà la Turchia a continuare i suoi sforzi per il riconoscimento del genocidio armeno e aprire gli archivi per accettare il passato. Ed è il momento del nostro TG Post. Andiamo nelle Cinque Terre, un luogo di incanto e di bellezza colpite nel 2011 da una devastante alluvione, i cui segni sono visibili ancora oggi. A Monterosso un monastero ha infatti deciso di chiedere aiuto utilizzando, pensate, un drone. Ci racconta tutto Pierluigi Vito. Prima di salutarvi vi ricordo che potete rivedere il nostro telegiornale sul nostro sito internet tg2000.it e che subito dopo di noi andrà in onda Giuseppe Caporaso con il suo Attenti al Lupo. Grazie, deve ci seguite, rimanete con noi.